Ciao a tutti e benvenuti su Come realizzare tutos DIY Ispirazione. Oggi sono qui con un nuovo video Playmobil e sono qui per creare un'adorabile cabina armadio per la nostra Stella. Difatti ci troviamo proprio a casa sua e questo sarà l'angolino dove creeremo la nostra cabinetta. Come potete vedere qui c'è questo balconcino che è molto molto grazioso. Qui vicino abbiamo già la cucina di Stella, c'è anche il suo letto che è separato da questo angolino qui, difatti lo rende un posto anche un po' più appartato e accogliente per vestirsi. Qui ci saranno i suoi vestiti e qui invece, qui per terra, decoreremo la sua stanzina. Molto bene. Allora, in questo video difatti vi mostrerò come decorare o creare da zero una bella cabina armadio per tutti i vostri personaggi. È molto facile da fare e gli step sono assolutamente semplici. Molto bene, qui con me ho la mia carta adesiva. Difatti questa carta, se tu l'attacchi, funziona proprio come un adesivo e ci servirà per rivestire il pavimento della nostra cabina armadio. Quindi io posiziono l'angolo della carta con l'angolo del muro e tento di stenderla per prendere bene la misura. Quando prendo bene la misura e sono sicura, prendo questo taglierino e taglio il pezzo di carta che esce fuori. Mi raccomando, se siete troppo piccolini, magari fatevi aiutare da un adulto, perché questi sono utensili difficili e pericolosi da maneggiare se non si è molto esperti. Ok, vedete, qui c'è il nostro taglietto, quindi io tiro via il pezzo e adesso lo stacco dalla carta normale, così diventa adesivo. Ecco qui, guardate che bel pavimento, mi piace tanto 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 tanto. Adesso ci dedicheremo allo specchio di Stella che ho deciso di realizzare con questa carta argentata e noi ci rivestiremo completamente la parete che si trova appunto all'interno della cabina armadio. Ho portato con me, ora vi faccio vedere, questo nastro adesivo molto particolare, in quanto se tu lo attacchi su una superficie e poi rimuovi la copertura, esso diventa biadesivo. Adesso attaccherò questo nastro biadesivo su tutti gli angolini di questo pezzo di muro in modo tale che quando attaccherò il mio alluminio esso rimarrà attaccato. Ecco qui, sono tutti attaccati, adesso prendo il mio alluminio e lo attacco molto piano. Vi ricordo di stenderlo bene, anche se è un po' difficile perché questo tipo di carta, chiamiamola carta, è molto molto fragile. Anche mentre lo taglierete, come vi mostro ora, dovrete fare molto molto piano. Quindi prendiamo il nostro taglierino, seguiamo il perimetro del pezzo di muro e piano piano lo tagliamo.
Ed ecco qui, avvicino i miei vestitini e la nostra cabina armadio è finalmente pronta. Ragazzi, è davvero adorabile e la cosa simpatica è che voi potete farla per tutte le casette per bambole o Playmobil che voi avete. È un'idea molto molto carina e Stella sembra proprio contenta e ne sono anch'io. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse vi invito a lasciare un like e a scrivere un commento e a dirmi se anche voi siete riusciti a fare queste belle decorazioni. Vi ricordo che sul canale abbiamo tantissimi video simili e molto bene, per oggi è tutto, noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!